partecipato ai mondiali in Brasile, si faceva chiamare Malagol? No. Malaghigno? Neanche. Malagau? Potrebbe essere. Io Malagai, tu Malagasti? Egli Malagò! Di lei dicono che sia un megalomane. Non lo trova un po' riduttivo? Le hanno detto più spesso che ha una faccia d'oro, d'argento o di bronzo? Io direi d'argento, così non diciamo che siamo megalomani, di bronzo mi sembra inelegante. La risposta è perfetta, signori Presidente del CONI, Giovanni Malagò! Quale miglior presentazione di quella di Fiorello? Buongiorno Presidente, come stai? Bene, molto bene. Posso darti del tu, no? Se non mi dai del tu me ne vado, perché non ci crederebbe nessuno, sinceramente, a lei. Beh, però poi uno se lo fa. Il battesimo del fuoco con Rosario. Fiorello ha fatto fare, credo, a ognuno di noi delle cose incredibile, nessun umano potrebbe incredibile immaginare. Però te la sei ridacchiata bene con Fiorello. Sì, per forza, devi andare lì con una specie di karma, cioè già sai quello che ti succede, una vittima sacrificale. Poi si è piazzato lì al Foro Italico adesso, eh? Ma io credo che c'era una componente un po' logistica, cioè giustamente ci devono essere delle case vicine, degli esercizi commerciali, e poi respirava quest'aria di sport che, guarda, Fiorello è un altro bello malato, poi di sport. So che siete molto amici anche nella vita. Perché c'è una lunga storia anche di percorso familiare, affettivo, insomma, vedi, che parte molto da lontano. Diciamo che quando Fiorello non era Fiorello, insomma, io certo non ero quello di oggi. Però già vi volevate bene. Vediamo invece, adesso passiamo alle cose serie, sì, per ora, cioè solo per ora, perché poi ti ho preparato una serie, una sorpresina, di cose di sorpresa. Io non so niente, infatti ogni volta non chiedo nulla, sono pronto a tutto. Bello, perché il tuo portavoce dice no, no, ma il Presidente parla di qualsiasi cosa. Ah, però sì? Non sa che mi succederà. Benissimo. Ok. Iniziamo così. È il numero uno dello sport italiano e ha dimostrato di saper raccontare vittorie e incassare sconfitte. Giovanni Malagò ama lo sport e ne fa una ragione di vita. Giocatore di calcio a 5, ha vinto 3 campionati italiani e 4 Coppe Italia. Ha partecipato ai mondiali in Brasile, gioca a tennis, pratica lo sci, canottaggio, basket e atletica. Dal 2013 è presidente del CONI. Ha complessivamente vinto più di 100 medaglie ai giochi olimpici. È il più vincente della storia dello sport italiano. Un record, insomma. Tra i riconoscimenti, riceve la Stella d'Oro al merito sportivo nel 2002 e nel 2021 viene nominato Cavaliere di Gran Croce. Tokyo 2020, 1 agosto 2021, trepidanti le vittorie italiane, da Marcel Jacobs nei 100 metri a Gianmarco Tamberi nel salto in alto, che si susseguono a pochi minuti una dall'altra. In quelle Olimpiadi sono state 40 le medaglie collezionate dagli azzurri. E guardiamo alle migliori imprese sportive nel 2022, quelle inaspettate. Olimpiadi di Pechino, 16 febbraio, la staffetta maschile di short track ha conquistato il bronzo nella finale dei 5.000 metri. Ma c'è anche la vittoria di Sofia Goggia, storica. È il 15 febbraio 2022, un incredibile argento in discesa a 23 giorni dall'infortunio alla mano. Lei, che alle Olimpiadi in Corea del 2018 era stata oro nella discesa libera femminile, definendosi una samurai. Del resto, lo sport ha sempre la possibilità di riscattarsi e gli atleti lo fanno alla grande. Sotto la sua presidenza, dal 2020 ad oggi, l'Italia è terza nel mondo come medagliere e prima in Europa. Circa 100 giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono tutti in trepidante attesa. Le ultime che presiderà Giovanni Malagò, almeno ufficialmente. E allora non possiamo che farle il nostro grande in bocca al lupo, Presidente. Dunque, uomo di record. Di te parlano sempre come uno che raggiunge grandi risultati e grandi primati. Ti senti così tu o c'è sempre una sorta, no, di ansia prestazione, di paura, no, di non arrivare al primo posto? No, allora, innanzitutto io onestamente, forse un difetto, non sono uno che ha paura. E non c'ho ansia da prestazione, per capirci. Penso che così si vive meglio, però non sono un incosciente, cioè sono una persona oggettiva, la realtà
la rispetto moltissimo. E, credo di essere un discreto, tra virgolette, organizzatore di uomini, e il merito è tutto degli uomini e delle donne. Quello che ha fatto Marcella e Gianmarco Tamberi, il merito, scusate, dico, è loro, è merito dei loro tecnici, è merito di chi coordina questi tecnici, è merito delle federazioni. Io, insomma, sono c'è la persona... C'è qualcosa che ti rimproveri, invece? Ma tante. Dico sempre, insomma, con passare degli anni, ogni tanto guardo indietro, mannaggia, quella cosa non la dovevo fare. Il rimprovero più grande ogni tanto è di aver dato troppa fiducia a delle persone che non se la meritavano, ma questo fa parte anche della natura umana. Sarei stato uno stupido... Persone che hai aiutato che non sono state riconoscenti? Beh, quello proprio, c'è una lista che è meravigliosa, ma anche... La sindrome anche rancorosa del beneficiato. Sì, così. Sì, insomma la conosciamo bene, quella storia lì. No, all'inizio uno ci rimane anche male, poi dici, ma perché a te non ti doveva succedere? C'è una visione anche dei rapporti umani che su questo è abbastanza esageratamente ottimista e fa parte delle esperienze. Per cui il discorso dell'uomo dei record è un caso, però cerco di mettere in condizione atleti, tecnici, organismi sportivi e federazioni nel miglior modo di fare il risultato. Quello assolutamente sì. E poi sono molto competitivo. Molto competitivo. Non avrei mai detto che... Siamo... Allora, vediamo Parigi. Ecco, quanto manca? Meno di 100 giorni. Siamo a 98 giorni. 98 giorni, li conti proprio sul calendario. Guardate. Il 22 è stato un anno irripetibile, non morire la mano. Il 23, insomma, se vai a guardare, si è andato molto vicino. E è chiaro che quello che conta più di tutti è il 24, per ovvi motivi. Bisogna mettere un più a un numero record che fu fatto, in realtà non 4, ma 3 anni fa, perché fu posticipata l'edizione olimpica di Tokyo. Per fare questo dobbiamo completare il percorso della qualificazione. Oggi siamo a 97 atleti e da più 40 andare su, insomma, è un bel esercizio di ottimismo, ma io ce l'ho quasi genetico. Lo sport è uno dei pochi, forse l'unico elemento veramente che unisce il paese. Non c'è dubbio, sicuramente. E soprattutto che è così attrattivo. Qui diventa uno strumento. Sì, questa è una lunga storia. Nel bene e nel male diventa uno strumento. E lo sappiamo soprattutto negli ultimi anni. Ha una visibilità formidabile. Peraltro, grazie Rai, perché ci sarete, diciamo... Mattina, pranzo, pomeriggio, sera, notte. Sì, sì, abbiamo fatto una bellissima trasmissione l'altra sera con il direttore del 2, con Jacopo Volpi, e c'è una copertura formidabile, avrete una presenza a Casa Italia. Insomma, per noi è molto, molto importante adesso. Come ti prepari a questa nuova sfida? Tu che non sei per niente competitivo. Studiamo ogni giorno, cioè, arrivando qui guardi cosa sta succedendo a Rio de Janeiro con le gare di qualificazione del tiro a segno. Proprio l'altro ieri abbiamo qualificato due ragazzi, infatti da quella intervista 97 oggi siamo a 219, cioè, abbiamo un uomo più di una donna, siamo in piena quasi parità di genere e fino all'ultimo, perché ci sono delle competizioni, se tu pensi la pallacanestro fa il torneo preolimpico ai primi di luglio e il 26 cominciano i giochi olimpici. Per cui fino all'ultimo la squadra numericamente e quindi anche qualitativamente, insomma, non sai quello che sono oggi le persone, salvo casi eccezionali, che sono qualificati di diritto. E oggi in alcune discipline andare a Parigi è quasi più complicato che vincere una medaglia. Cosa poi non ti ha portato ad una vera e propria carriera da sportivo, cioè non sportiva, da sportivo? Mettiamo la foto di Maradona, per favore. Ecco, perché tu... Eri bravissimo a calcio? Al tempo si chiamava calcetto. Calcetto? Sì. Ma insomma, anno si chiamava calcetto? Insomma, quando giocavo io... Bella questa foto.
Quando pensa un po' dei capelli come ce li ho. Guarda cosa questa, siamo andati a cercare. Questa è una bella storia, no? Io ero capitano della Niene, abbiamo vinto due Coppe Lazio, due Coppe Italia. Parliamo degli albori di questo sport, e poi è diventato calcio a 5, poi è diventato, diciamo, football di Salao. E si giocava col pallone grande, il 5, poi il 4, adesso giochi col pallone, con, diciamo, col pallone a rimbalzo controllato. Ma dove stavi? Qui stavo a casa, alla Niene, perché Maradona veniva il lunedì a curarsi dal professor Dal Monte all'Istituto di Medicina dell'Acqua Cetosa del CONI. Uh-huh. E però pensa che follia sana. Lui si curava, metteva in trazione un po' di articolazioni, faceva un certo tipo di stretching, ma era più forte di lui, voleva divertirsi. Per cui Dal Monte ci avvisava la mattina dicendo: questo vuol giocare a calcetto, ma si giocava sulla terra battuta. Questo, capito, già, della cioè, questo, serie. Sì, questo signore questo... è talmente, diciamo, non normale che anche se viene qui per riposarsi e curarsi, però gli diverte giocare a calcetto. Quindi organizza, pensa che spettacolo. Incredibile. Personaggio meraviglioso. Poi lo hai più risentito prima? Sì, l'ho risentito anche perché era mio cliente. Sai che noi abbiamo un'azienda di famiglia che si occupa di automobili. Era appassionato, ha comprato delle macchine importanti. Un giorno dopo qualche anno mi ha chiamato e mi ha detto: ma quella mia macchina che fine ha fatto? E io ho detto: guarda che sta nei tuoi garage. Ho capito che c'aveva un po' di confusione logistica e poi ci siamo divertiti. E si era dimenticato, insomma, dove era finita l'automobile. E adesso arriva invece il momento dedicato alla vita privata, alla tua vita familiare, insomma. Sei diventato nonno di quanti nipoti? C'ho due figlie che sono scatenate, si sono ingarellate. Due figlie che sono gemelle monozigote, per cui vai sempre a capire una cosa che fa una, poi la fa l'altra. Cioè, a 60 anni mi sono ritrovato con 5 nipoti. Cioè, hai già 5 nipoti? Sì. Bello, no? Ah, però! Sì. Vediamo un po', entriamo in questa tua vita privata. Guardate. Quella di Giovanni Malagò è una vita piena non solo da un punto di vista professionale, considerando l'incredibile carriera, ma anche per quanto riguarda la sfera privata. Infatti Malagò non è solo un imprenditore, dirigente sportivo e presidente del CONI dal 2013, il più vincente della storia del nostro paese, ma anche un padre orgoglioso e un nonno amatissimo. Le sue figlie, infatti, le gemelle Ludovica e Vittoria, oggi 35enni, nate dalla relazione con Lucrezia Lante della Rovere, sono la luce dei suoi occhi, descritte da lui stesso così uguali da essere difficilmente riconoscibili persino dai parenti stretti. I sorrisi sul tuo viso. Con loro il presidente, fin da quando erano bambine, condivide la passione per il mare, Sabaudia, il loro posto del cuore, e per le lunghe passeggiate con i loro cani e le gite in montagna. Ma c'è di più, perché le sue ragazze lo hanno reso anche nonno. Beatrice, Lorenzo, Margherita, Livia e Ghia sono arrivati a rendere ancora più completa la vita di una persona come lui, che già di soddisfazioni ne aveva collezionate non poche, non negando di essere felicemente influenzato dalla forte componente femminile così presente nella sua famiglia. Ecco quindi l'esempio di un uomo che è riuscito decisamente in tutto, sapendo mescolare sapientemente dedizione e passione. Bello, bravo. Senti, ma... Grazie. No, perché grazie. Pensavo, no, quando vedevo questo servizio, pensavo a te, no, che comunque hai raggiunto livelli importantissimi nella tua carriera, e poi unire, no, a volte l'armonia e l'equilibrio nella famiglia non è mai semplice, no, non è mai facile. Però l'impressione che ho, ti conosco, un po' più dall'esterno, no? Nel senso, nella tua vita professionale, però l'impressione che ho avuto così andando a scartabellare un po' la tua vita familiare è l'equilibrio, che ci sia una sorta di felicità data proprio da un grande amore per le tue figlie, per i tuoi nipotini e per come dire, tutto ciò che ti circonda, però anche, non so se mi sbaglio, un grande equilibrio. Vorrei usare questa parola. Guarda, Eleonora, insomma, ci conosciamo da tempo, sono amico con tuo marito e c'ho rapporto, anche se tu vuoi, di frequenza, però non ci siamo mai confidati su tutto sì. questo. Hai detto la verità. Iniziamo adesso. Sì, dai. No, ma hai detto la verità, lo facciamo diciamo in pubblico. Nessuno, no, ma hai detto la verità. Tu hai usato la parola equilibrio, per me parte tutto da lì.
Cioè, io sono molto strutturato mentalmente e quindi poi, diciamo, fisicamente. E tutto è dovuto a questa parola che hai ricordato. E tanto è vero che probabilmente ci sono molte cose nella mia vita, anche privata, che non ho portato avanti, alle quali ho rinunciato, perché magari sbagliando sospettavo che potessi perdere l'equilibrio. E quello mi consente di riuscire a fare anche... Però quella rinuncia ti ha creato infelicità? No, no, assolutamente. Magari non un alibi, questo non lo so, non ci sarà mai la riprova. Però l'equilibrio si fonda su questi concetti, ad esempio, della famiglia. E delle ragazze, tutto, insomma, è molto compatta la mia famiglia, c'era mio padre, la mia mamma, mia sorella, e l'azienda di famiglia. Cioè, c'è una dinamica di quotidianità che onestamente magari può sembrare anche una forma egoistica, è sicuramente più complessa nel consentire anche ad altre persone di entrare in questa, diciamo, agenda un po' complicata, chiamiamolo così. Però a volte mi sembra di aver capito, hai tolto del tuo sano egoismo regalare una serenità, diciamo. E sono stato anche sempre molto sincero con tutto il resto. Questo mi fa piacere. Cioè, non mi racconto, ma video faccio anche adesso, non mi racconto per quello che non sono, questo stai tranquillo, magari con tutte le conseguenze che questo comporta. Una persona che manca molto a tutti, devo dire, sicuramente molto a te perché era il tuo papà meraviglioso, però manca molto a tutti perché è stato veramente un grande uomo, di grandi valori e di grande forza. Guardate. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Padre e una madre fantastici, perché forse erano contenti di come andava a scuola, ma veramente mi hanno permesso di fare tutto. Stringi i pugni, ragazzi, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando l'hai si vuole. Mazza, avete fatto un lavoro di collage di foto straordinario. Complimenti per il montaggio. Poi andando avanti mi rendo conto che proprio oramai i capelli ce l'ho uguali a lui al 100%. Una cosa, anche questa, la genetica è bellissima. Hai sognato molto in questi anni? Sì, sai, c'è questo esempio, l'ho raccontato, non mi ricordo neanche quando era. Chissà come nasce questa storia. Io da 14 anni ho un senso di indipendenza assoluta. Cioè, io non mi sento mai di aver avuto un vincolo. Guarda, è una roba incredibile. Cioè, non mi è stato mai detto di non fare una cosa, però... Perché tuo padre non ti dice... No, mio padre. E sono affezionatissima a mia madre, sono molto più simile a lei di carattere. Sai, mamma è, diciamo, è cubana, italiana, io ho questo, diciamo, doppio sangue, che anche secondo me è un bel mix. E invece mio padre ha sempre detto, l'importante è il senso del dovere, presto fai quello che vuoi. E questo dogma, questo mantra, questa regola, io l'ho sempre tenuta tutta la vita. Divertirsi, magari anche fare delle cose assurde, tardissimo, la sera, eccetera. Però il famoso concetto, la mattina quando mi sveglio non ti far trovare a letto. Allora ti ha accompagnato sempre. E sai, non è detto
che se tu dai tutta la fiducia, poi le cose funzionano. Nel caso nostro siamo stati fortunati. Cosa ti manca più di papà? E soprattutto che cosa hai portato del suo insegnamento alle tue figlie come padre? Allora, se lo hai fatto, sì, magari sì, sei un sì, padre sì. totalmente diverso. No, di mio padre, che hai avuto, di mio padre, non hai detto, che... siccome ogni tanto uno si trova con delle situazioni complicate, allora quella battuta magari sdrammatizzata che ti dà il consiglio. E soprattutto la cosa incredibile è che lui mi ha sempre ricordato una frase, quasi in un modo ossessivo. Uh-huh. Mi diceva, guarda, io riconosco che tu sei più intelligente di me. Che poi in realtà non c'è una classifica, probabilmente questo non è neanche vero. Però dammi retta, utilizza, usa la mia esperienza per quello che ti succede. E bisogna riconoscere, probabilmente succede anche a te, che andando avanti nella vita, le persone sagge non commettono quegli errori perché ci sono passati prima. E lì è il concetto dell'esperienza, e lui questo me l'ha molto trasmesso. E della maturità anche. Sì, invece l'ironia l'hai presa da mamma o da papà? No, da mio padre. La voglia di scherzare sempre? No, da mio padre, di fare... mio padre è un battutaro. Poi... No. Noi Malagò lo vediamo sempre serio. No, ma da mio padre. Ma tu sei proprio un uno sanissimo... che fa scherzi dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. Sanissimo cazzeggio su ogni cosa. Non bisogna anche troppo prendersi sul serio. No, su questo mio padre è campione del mondo. Senti, ho un paio di foto. Vai. Una di una delle donne più belle non italiane al mondo. Eccola qua. Virna Lì. Eccola. Donna di grande fascino, di grande professionalità. Eri molto, molto amico di lei, della famiglia. Ma sai, che... Virna è l'unica persona che io chiamo zia. Ho chiamato tutta la vita zia, pur non avendo un vincolo di sangue. Virna è mia madrina, mia testimone di nozze. E inoltre... è l'amica di famiglia per antonomasia. Io ho passato la mia vita, le vacanze da ragazzino, in barca, sempre, e non solo ovviamente in barca, Franco Pesci, Virna Lisi, mio padre e mia madre. Poi c'era Corrado, che era più giovane di me. Mm-hmm. Questa è la storia. E quindi ti puoi immaginare il rapporto che c'avevo con Virna. La cosa che più poi di... Poi hai parlato anche ai funerali, mi sa, vero? Forse ma sei Corrado, stato l'unico. Corrado, cioè, stiamo parlando di sangue... Cioè, sei stato considerato proprio uno di famiglia, no, nonostante... No, cioè, medicina, cioè, non è che io sono andato a parlare in chiesa. Corrado, che è un tipo introverso, schivo, insomma, non è certo uno che gli ama i riflettori, fantastico, un ragazzo con un cuore meraviglioso, io sono proprio legato a lui. Corrado, la sera... prima del funerale, il giorno dopo che Virna se n'è andata, mi ha detto, molte persone anche di famiglia vogliono parlare, amici, eccetera, colleghi, eccetera. Ho deciso, parli tu a nome di tutti e nessun altro, così per farti capire anche il rapporto che ci avevo. Pensa. Ero allora, molto orgoglioso di questo. Bello, no, veramente, ma poi, insomma, una donna meravigliosa. Eccolo qua. Nick. Eccola. Nick. Stava in barca con noi, anche Nick. Grande, Pietrangeli, grande. Sì, sì. Meraviglioso. E lui invece che cosa? Lui non è uno che le manda tanto a dire. No, eh? Per niente. Cioè, per quello che pensa, a parte che ce l'ha un po' col padel, vabbè. Sì, vabbè. Vabbè. Però, ma voi padelisti vi sentite molto risentiti dalle sue dichiarazioni. Vabbè, ci siamo un po' risentiti. Ma da Nick però, va bene tutto. Nick lo perdoniamo. Senti, se te la devo dire, io ogni tanto incrocio qualche tuo collega o qualche giornalista e ho detto, ma smettetela di sfrugugliarlo, perché tanto lo sai. Che lo sfrugugliano. Sì, sì, esatto. Beh, Nick faceva parte della quella compagnia di giro, quelle vacanze in Sardegna. Qua era passato qualche anno. Qua era passato qualche anno. Infatti lui dice sempre, io non riesco a riconoscerti come presidente del CONI, ma tu sei per tutta la vita giovannino. Ma fece, perché quasi coetaneo del mio papà e di Franco, e lui era un'epoca molto diversa, oggi sarebbe probabilmente impossibile, quando ci aveva delle vacanze che spesso se le ritagliava, viver, bon vivant, cioè, conquistatore, ma divertente, poi... è uno che pur essendo uno dei più forti all'epoca della storia del tennis,
lui... Invece signor... tu non ce l'hai la fama da conquistatore, no? No, ma questo che c'entra? Stavamo andando bene. No, perché hai detto... Tu c'hai qualche amica che parla un po' no, troppo. No, perché tu hai dichiarato che nell'intervista di Michela Proietti la mia fama da playboy è esagerata, è vero? Beh, ma non si può che dire questa cosa, dai. Cioè, se c'è un uomo che la conferma è micidiale. Cioè, proprio boom, terribile. Bravo Giovanni, bravo. Comunque, va bene. Salutaci. Grazie. Nick Pietrangi, che sì, poi ogni tanto si trova, lo so, al Foro Italico. Ci incrociamo ed è un caro amico, veramente. Giovanni, in bocca al lupo per Parigi. Grazie. Sei tutti noi, cioè tu porti tutti noi lì a Parigi, eh? Io penso che faremo bene, soprattutto siamo orgogliosi molto di questo tricolore. Grazie, Leonora, grazie dell'invito. Grazie, Giovanni, noi incrociamo.